Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang dove, oltre a rispondere alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram, se non mi seguite su Instagram trovate il link giù nell'info box per andarmi a seguire, sempre se volete, e trovate anche il link dove abbiamo preparato insieme, quindi nel video che è uscito ieri, se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, dove prepariamo questo panino. Quindi io in questo video non mi soffermo più di tanto perché è inutile dire sempre le stesse cose, quindi andate a vedere quel video e poi ritornate qui così vedete anche il procedimento. Questo possiamo toglierlo. Panino con spinaci, sono degli spinaci così crudi che si possono sia lessare che non, io l'ho preso un po' così giusto per dare quel tocco in più, con l'hamburger di scottona. Io ho paurissima, raga, paura, 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 quindi andiamo ad assaggiare. Allora, bisogna sempre considerare che è un panino con low carb e un alto contenuto di fibre e di proteine. Perché un panino del genere, pensate che ho fatto sui 120 grammi, penso ad occhio, quindi sono già una settantina di proteine solo con il pane. Quindi è molto proteico perché questi preparati sono studiati proprio per le diete chetogeniche, che si sanno, è inutile che mi soffermo. Quindi ovviamente non vi dovete aspettare il sapore di un panino tradizionale che trovate in panetteria, assolutamente no. Però vi posso dire che non è male, di sicuro si può mangiare, di sicuro non lo riacquisterò perché io non uso questi prodotti. Quindi, però, per chi comunque sta cercando dei prodotti low carb, straconsigliato. Si può mangiare, ve lo giuro, raga, proprio. Io ho provato anche la pizza, non mi piaceva proprio, ragazzi, il sapore è troppo troppo forte. Però questo devo dire molto buono, croccante fuori e morbido dentro, l'avete visto nel video di ieri, quindi della preparazione. Infatti, cioè, sta scritto di tenerlo 30 minuti, ma a me all'incirca è stato quasi un'ora in forno. Quindi dentro è normale, ragazzi, vedete che fuori è croccante e dentro comunque è morbido e proprio la consistenza dell'impasto che è così. Iniziamo con la prima domanda. Molte domande le ho scartate, quindi ve lo dico già se non rispondo a qualche domanda, perché sono domande che mi fate sempre nei video, quindi raga, anche se andate nello scorso mukbang la trovate quella domanda, quindi è inutile che parliamo sempre delle stesse cose perché comunque chi io guarda i video mukbang sempre poi si scoccia e dice ma questa parla sempre delle stesse cose, quindi evitiamo. Allora, prima domanda: come superare la paura di mangiare di più e di poterne ringrassare? Allora, dipende perché devo togliere questa rotazione, raga, perché aspettate, dipende. Questa domanda può essere semplice la risposta, però non lo è perché se tu devi mangiare di più, quindi vuol dire che tu devi prendere peso, forse sei sottopeso, non lo so. Quindi la tua paura è quella di ingrassare. Guarda che di solito se tu devi prendere peso perché sei sottopeso, non devi avere paura di ingrassare, perché spesso anche se alzi le calorie, spero che tu sia seguita. Sempre meglio farsi seguire da una persona competente prima che poi, perché ragazzi, sa, meglio sempre farsi seguire, non sto qui a ridire sempre le stesse cose. Se tu hai paura di ingrassare, guarda che molto spesso, te lo dico per esperienza personale, anche se alzi di poco le calorie, tu forse naturalmente dici, oddio, ma ingrasserò? No, può succedere anche che tu non ingrassi, perché stai in uno stallo del peso e quindi non riesci a prendere peso, dipende da tanti fattori, però non devi aver paura se sei sottopeso e devi comunque prendere peso. Non è semplice aggiungere pure quelle 100 calorie in più, quelle 200 calorie in più, non è semplice. Se hai sempre paura, come hai scritto tu, di ingrassare, però devi pensare anche alla tua salute, perché l'aspetto fisico fino a un certo punto. Morsettino.
L'errore comunque è stato pure mio, perché si consiglia nell'impasto di dividerlo in quattro. Io per non far venire i panini troppo piccoli, perché comunque avevo un hamburger di scottona di quasi 200 grammi, l'ho fatto un po' più grande. Facendolo un po' più grande ovviamente prendi di più impasto, quindi anche per questo, però devo dire la verità che è buono. Però voi se li volete più piccoli prendete, dividete in quattro, queste cose qua. Ciao, un bacio anche a te. Che scuola hai frequentato? Io ho frequentato un professionale con indirizzo commerciale. Fai sempre un cheat meal durante la settimana o capita che salta qualche settimana? Sono 2 settimane che io non faccio un pasto libero. Perché vi dico così? Domenica ho mangiato diverso dal solito, quindi petto di pollo e queste cose qua, ma sono rientrata comunque nei macros, quindi per me quello non è un cheat meal. Per me è tipo una pizza, anche di sforare un po' i macros del giorno. Quindi veramente, ragazzi, sono arrivata 2 settimane che non ho fatto la ricarica, anzi perché molto spesso mi ritrovavo, sapete che ho vissuto per 2 o 3 settimane nel fine settimana in cui mangiavo veramente poco, proprio perché non avevo fame e ci sono i vlog da testimone, ma proprio così, e quindi io non mi sforzo quando è così perché è inutile, tanto se in una giornata faccio 1000 calorie, 1200 non succede niente, ma ovviamente se si ripete tutti i giorni della settimana non va bene, c'è qualcosa che non va proprio nella mia testa. E quindi dico: Giulia, fermati un attimo, che stai combinando? Quindi molto spesso capita che non faccio la ricarica. Però oggi è martedì, sabato è il mio compleanno. Non so se farò qualche vlog, ma là proprio non calcolerò niente. Quindi sarà tipo un cheat day, non un cheat meal. Però mi concederò un po' quello che voglio. Quindi voglio fare una cosa, la colazione pancake, però no fit proprio. Cicciolosi, quindi se farò vlog vi porterò con me anche con queste ricettine. Parentesi. Allora, ti capita mai quei giorni in cui pensi di voler fuggire da tutto e tutti? Come li superi? Vabbè, io penso che capita a tutti, però raga. Restano comunque i pensieri, bisogna pensare sempre. Io quando a volte mi capita così, come mamma, non pago proprio, mi sono scocciata. Poi penso, esamino un po' questa cosa, dico perché, io cerco di trovare il motivo e se c'è qualcosa che mi fa star male, quindi mi viene questo motivo, cerco di risolverlo, oppure di andare avanti. Niente, raga, i problemi si devono sempre risolvere, perché di solito uno scappa. A volte anche da questo. Quindi bisogna capire sempre il perché. A volte penso, no? Cioè uno anche se scappa, scappa, ma comunque se io ho un problema, qui io, e scappa altrove, quel problema io ce l'ho sempre, quindi a volte anche un po', ma a volte la mente umana è strana, raga. Poi, presti più attenzione alla lista degli ingredienti o alla tabella nutrizionale di un prodotto? Allora, sinceramente la prima cosa che vado a guardare è la tabella nutrizionale, non gli ingredienti, ti spiego anche perché. Ti faccio una distinzione, io al supermercato, quindi al supermercato io compro un po' cose standard. Ovviamente sì, prendo a volte anche novità per video, ma quelle tralasciamo, capita raramente, tipo qualcosa tipo di diverso dal solito, più cioccolatoso, più sfizioso, quindi non vado manco a guardare gli ingredienti. Però io di solito al supermercato vado sempre ad acquistare le solite cose. E chi vede le mie spese, chi vede la mia alimentazione su Instagram dice: sì, Giulia compra sempre le stesse cose al supermercato perché ormai è la mia spesa è sempre standard. A volte sì, se esce un prodotto nuovo vado a controllare, ma sempre un po' la tabella nutrizionale, vedo gli ingredienti, ma
Raga, alla fine si sa, non mi soffermo, sincera. Ti dico la stessa cosa pure quando acquisto online, guardo la tabella nutrizionale, però spesso, anche se non mi convince, la prendo lo stesso proprio per farvi video recensioni, quindi non sono lì fissa con gli ingredienti, a parte che io scelgo sempre gli ingredienti semplici, quindi non è che me li vado a riguardare o chissà cosa, però molto spesso quando vedo una tabella nutrizionale che non mi quadra, li vado a guardare. Però di solito, raga, prendo sempre la stessa cosa, quindi... Capito, per questo io vado sempre poi negli stessi supermercati. Ovviamente se vedo un prodottino nuovo sono incuriosita da entrambi, dico oh, fatemi vedere un po', però penso di essere stata chiara. Vista la tua passione e determinazione degli allenamenti e prove fisiche, hai mai pensato di fare il concorso per entrare nell'arma, tipo l'esercito? Ovviamente sì, raga, però ma tantissimi me l'hanno detto, raga. Mi piacerebbe, devo dire la verità, però poi penso che mi sto costruendo il futuro e quindi dico perché sprecare comunque tutto quello che sto facendo adesso. Poi ci penso e dico no, perché raga, comunque l'arma ti devi concentrare, quindi tutto quello che hai fatto prima e quello devi lasciarlo andare, perché comunque ti devi concentrare su quella cosa, poi spesso stai fuori casa. E quindi a volte ci penso, poi dico in un'altra vita sì, ma in questa vita no. Poi come va la ricerca del lavoro? Ecco raga, questa domanda me l'avete fatta 3-4 persone, 3-4 di voi. Vi ho detto quello scorso Macmang che sto lavorando ad un progetto mio, cioè mio con mia sorella. Quindi, che non è la sorella che vedete spesso nei video, ma con l'altra mia sorella, sto lavorando insieme a lei a questo progetto. Che sta prendendo sempre di più forma. Ovviamente ci sono tantissime cose da fare e ho abbandonato l'idea di cercare un lavoro, perché comunque mi sto concentrando in questa cosa, quindi è inutile cercare un lavoro che mi porta via tempo, quando poi già questo lavoro porta e porterà, se tutto va bene, spero dei frutti, ovviamente come uno si spera sempre in meglio, ma comunque tanto tempo dietro a questo progetto, a questo lavoro. Quindi non sto cercando più lavoro perché stiamo lavorando a questa cosa. Ovviamente. Quando tutto sarà finito, perché ci sono tante cose da fare. Tutto sarà finito, vi farò un video presentazione in cui vi illustrerò tutto e vi spiegherò tutto e non vedo l'ora. Sono troppo gasata per questa cosa, ragazzi, troppo. Eppure perché realizzando questa cosa capisci ancora di più quello che vuoi fare, dove vuoi incentrare, dove vuoi mettere radici. Quindi spero che sarà uno dei tanti progetti che realizzerò con qualcuno oppure da sola, perché le idee a me non mancano mai, veramente, raga. Sono piena zeppa di idee, di cose da fare e spero di riuscirle a realizzare, ma sto facendo appena 18 anni, no, Giulia, sabato 19, il 26 settembre sono 19. A 19 anni sono felice, devo dire la verità, sono felice di ciò che di ciò che sto facendo, sono sincera. Però incrociamo le dita perché siamo tutto al cielo e non si sa mai quello che succede. Ti capita mai di avere voglia di un cibo in particolare, anche se non sano? Come fai in quel caso?
tranquilla, me lo mangio. Lo sapete perché me lo mangio col cibo? Perché poi io non devo vivere di rimorsi, oppure mi sale un nervo, cioè raga, io sono fatta così, aspettate, solita cosa, perché mi sto incastrando qui, non mi sento più niente. Ok, mi sono anche fatta male, ma praticamente non mi sento più le gambe. Allora, vi spiego cosa succede a Giulia quando gli vengono strane voglie. Ultimamente, devo dire la verità, no. Però, quando mi vengono le voglie di alimenti sempre assurdi, che o non ci sono in casa, poi raga, mi sale un nervoso, che dicono, vabbè, ma mi mangio tutto, ve lo giuro, però poi alla fine non succede mai, perché dico, fermate. Comunque no, raga, quindi io non devo vivere, Dio, quella cosa, mamma, non lo voglio, e poi ci ripenso, no, ragazzi, se voi vedo qualcosa e in quel momento me lo voglio mangiare, a me non me ne frega che non entra nei macros, che non è sano, che... Ma poi cosa è sano, raga, cosa? E neanche più la verdura è sana, ma vabbè, lasciamo stare. Quindi, sinceramente, me lo mangio. Allora, andiamo avanti. Come ti vedi fisicamente? PS, sei stupenda. Allora, in questo momento... Un po' gonfia, ma principalmente perché sono in quel periodo del mese. Poi questo mese con un po' anche di ritardo, e quindi gonfiore a go go. Però raga, togliendo questo, sinceramente mi vedo bene. So che ci sarà anche un'altra domanda più là, vabbè, comunque ve lo dico già, così quando arriva quella domanda poi la saltiamo, ma già rispondo adesso. Spesso mi chiedete anche quanto durerà il tuo percorso di definizione. Allora, fatemi un conto che di solito l'anno scorso uscivo dal periodo di massa febbraio, quindi ho fatto marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. L'anno scorso ho fatto 7 mesi, però raga, ovviamente no, di definizione drastica, cioè da febbraio, che ho lasciato il mio piano alimentare 2005 calorie, quindi della fase di massa, piano piano a scalare sempre, sono arrivata, non mi ricordo quante calorie assumevo, ma penso un po' come 1600 o 1500, non ricordo. Comunque, raga, bella condizione fisica. Quest'anno puntavo ancora di più, ma ovviamente Covid e tutto non è stato possibile, non fa niente. La mia definizione durerà, mo, settembre, fino a novembre. Un po' basso. Poi dobbiamo costruire un po' di massa muscolare. No, non mi serve, no. Una fase di massa di 2500-3000 calorie, assolutamente no. Penso che arriverò fino a 2000 calorie. Ovviamente, raga, tutto rapportato fino a novembre a quale sarà il mio stile di vita, cioè se sarò un po' più sedentaria causa lavoro, ma mi allenerò sempre, cerco di mantenere sempre la mia vita molto attiva, quindi mi aggiusterò un po' di quello, ma io non andrò oltre le 2000 calorie, perché comunque poi ci saranno le varie challenge, quindi mi aggiusterò un po', ma comunque non posso stare per mille, fino a 1600 calorie, no. Quindi io per il momento, fino a quando non vado in massa, perciò raga, è sempre personalizzato tutto, fino a quando io non vado in massa, in definizione, cercherò sempre una volta a settimana di fare la mia ricarica. Perché veramente, raga, sono state settimane che io non l'ho fatta proprio. Io stavo spesso sotto le 1600, cioè sempre 1400, 1300,
1500. Allora, fai un video dove parli degli integratori? Non saprei quale scegliere. Allora, io non sono nessuno per dirti quale devi scegliere tu come integratori. Quindi non farò un video sugli integratori. Io ho detto il mio, quello che prendo, che è la base. Ma ovviamente gli integratori vanno sempre rapportati anche alle persone e in base alla persona, quindi sapete, quello che va bene per me non va bene per lui, ma questo con tutto, raga, alimentazione, allenamento, calorie, integrazione. Io ultimamente ci tenevo a fare questa parentesi perché sotto. No, il penultimo. Sì, il penultimo vlog. Da una ragazza che quella sera lessi quel commento che erano quasi le 2 di notte. E vi dico la verità: mi possono offendere sull'aspetto fisico? A me non interessa e lo sapete. Quante volte mi hanno offeso? A me non interessa. Ma proprio pure quando lo leggo, lascio scorrere. Però quando ho letto quel commento di quella ragazza, della quale io era al primo video in cui, quello là dei libri. Ve lo linko, ma che va giù. Era la prima volta in cui veramente mi esponevo più di tanto su un prodotto. Quando poi ho sempre detto nel primo videoblog in cui vi feci vedere il drenate della Knit Integratore, che io poi ve l'ho fatto vedere spesso, ma non ne parlavo più di tanto, proprio per farvi vedere come io lo utilizzavo, perché spesso mi veniva chiesto come lo utilizzi, allora spesso nei video ve lo mostravo. Io sono la prima che ho sempre detto di non credere a queste cose, però come vi ho sempre detto, io volevo testare questo prodotto. Volevo testare per vedere veramente, perché nel suo web era decantato, per vedere se veramente ne valeva la pena oppure no. Anche perché spesso mi chiedete non di quell'integratore, ma anche integratori in generale proprio drenanti. Io sinceramente non sapendo mai niente, poi volevo sinceramente provare e l'ho provato. E sentirmi dire da un. Poi specialmente a lei ci sono rimasta malissimo perché una delle ragazze storiche, ma così lei, ma anche se un'altra persona me lo diceva, io quello che tengo sempre e penso che dai miei video si è sempre visto è l'onestà, la trasparenza nella mia comunque nei vlog, nelle mie recensioni, in tutto, ragazzi, sono sempre stata trasparente e onesta con voi. Ho sempre cercato di spenderle io i soldi e penso che si è capito, prima di farvi acquistare a voi i prodotti. Non ho mai detto, non vi ho mai piazzato, ma pure se pure collaborando col SAP, uno screen così con questo mio codice sconto, fate là, assolutamente no, perché mi piace prima testare il prodotto su di me e poi darvi la recensione. Per questo poi sono nate le varie rubriche dei video assaggi, proprio così voi ce l'avete tutte là e andate a vedere. Un po' come le storie in evidenza su Instagram. E quindi sentirmi dire tipo adesso le ha modificato anche quel commento perché altrimenti io ve lo prendevo e vi leggevo proprio la parte in cui ci sono rimasta malissimo, raga, male. Infatti io che quella sera ho pianto proprio per dirvi quanto io ci sono rimasta male. Ho detto allora significa che da oggi non devo più far vedere queste cose, però comunque ho detto perché no? Fanno parte comunque di me, io sono sempre stata sincera. Comunque, in parole chiave, vi dico quello che è sembrato a mio. Tipo, io ti seguo da tanti e trovare pure a te, tipo, sponsorizzi queste cose, mamma mia, pure tu sei entrata in quel circolo, va? Si capiva un po' così, però io non ricordo bene, perché poi mi sono messa subito a scrivere, infatti penso che il mio commento è stato il primo nella storia di YouTube, che era lunghissimo, raga, stra mega lungo, proprio perché io ci sono rimasta male, male, male e proprio perché è stata offesa questa parte di me che dico, wow, io ho sempre cercato di essere trasparente e lo sarò sempre con voi, però ho detto, se io sto provando questo prodotto, perché poi, per esempio, per me sarei più finta se tipo, non
esempio, l'estate prossima, si spera, tutta bella, senza foto photoshoppate, tutte gambe perfette. Giulia, ma tu come fate ad avere delle gambe perfette così? No, raga, guardate che sono esercizi, alimentazione, idratazione, stop. Quando può, ma già buffate drenanti, per esempio, di integratori, e io zitto all'oscuro di tutto, e voi, Maronna, mi impazzite? E tu, oddio, pure io così, mo faccio così e non ottenete risultati. Perché io ho fatto una giusta combo di cose e i risultati si vedono. Quindi lei mi ha fatto capire, tipo, Marò, anche tu come gli altri, che pur Dio... Lucracci sponsorizzi di tutto e fa vedere di tutto, quindi io ci sono rimasta malissimo perché, anzi, io non ho mai detto, raga, acquistate questo prodotto perché fa miracoli. Assolutamente no. Io vi ho espresso la mia recensione, ma così come le barrette, ognuno di voi è libero di spendere i propri soldi come vuole. Su questo commento, raga, ci sono rimasta malissimo proprio perché ho detto, wow, io sono sempre stata trasparente, onesta. Avrei preferito un commento del genere. E sarebbe stato sicuramente meritato se io non vi avessi fatto vedere neanche il prodotto, ma solo le screen, raga. Questo come drenante vi leva tutto, vi leva ritenzione idrica, tutto, raga, gambe perfette. E poi tu mi vieni a dire, wow, tu non hai provato mango. E fai queste recensioni che non le provato. Allora lì io alzo le mani, mi sarei scavata anche la fossa, sincera. Però legge quel commento così, io... No, veramente no. Ci sono rimasta male, troppo troppo male. Poi il commento da lei è stato modificato, quindi io altrimenti vi dicevo proprio quella frase che mi ha proprio, raga, proprio un fiume di lacrime, cioè ve lo giuro, ci sono rimasta male. Perché tu, io sono così sempre trasparente, me lo dite pure voi, e poi leggere una cosa del genere, quando poi io stavo solamente facendo da cavia, appunto. Perché a me sinceramente, anzi, io sono la prima, pure se collaboro con un'azienda che un prodotto non mi piace, io ve lo dico assolutamente, cioè perché mi dispiace farvi spendere soldi inutilmente. Quindi preferisco prima testare io per poi dire sì, ragazzi, vale la pena, altrimenti no. E niente, volevo fare questa parentesi. Mo. Ma perché stiamo parlando? Comunque, raga, non l'ho neanche finito di dire. Se poi mi trovo così stacca, boom, si staccava. Andiamo avanti, raga. Per chi non si allena da un anno, come consigli di riprendere gli allenamenti? Grazie. Allora, se non ti alleni da un anno, cioè non è che stiamo facendo da un mese, quindi non pensare di rimetterti subito, cioè di riprendere subito i carichi di prima, assolutamente no. Ma sicuramente se vai in palestra, l'istruttore ti saprà consigliare, perché poi ti fanno sempre tante domande, anche se spesso non è che si trovano tante persone competenti. Però di sicuro ti farà fare la base proprio con carichi bassissimi, se non proprio scarichi, e quindi senza peso, senza niente, proprio per riniziare di nuovo, perché pensa che devi comunque riniziare tutto da capo. Ci farai un altro video con tua sorella? Come ordiniamo bendate più Mac? Ben sì, no? Raga, ci sarà. Dovevo registrarlo questa settimana, ma tra le varie cose, tra i vari video che ho registrato, non sono riuscita a registrarvi questo video. Però ci sarà. Cibo preferito? Pizza. Pizza. Oppure pasta in generale. Ok, ultimo. Ce ne sono tantissime, ragazzi, devo scegliere. Allora, questa perché è diversissima rispetto al solito. Pro o contro la chirurgia estetica? Cambieresti qualcosa di te se, non, se ne avessi possibilità? Allora, io sono sicuramente pro,
Non sono contro, sono forse non contro, però trovo un po' eccessivo quando proprio si esagera, ma proprio si esagera completamente, proprio la parola esagera, proprio quando qualcuno proprio esagera con la chirurgia, allora là lo trovo un po', però sinceramente non giudico, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però ovviamente sono pro a se uno non si sente bene a suo agio con tipo il naso, quindi se lo rifà, assolutamente non. La vita, ognuno, cioè come dico io, la vita, ognuno deve viversi la vita come vuole e spende i suoi soldi come vuole. Spesso a me vengono fatti conti in tasca, però non si guarda solo quando una persona acquista qualcosa, ma non si vede il contorno, non si vede che forse una persona per fare una determinata cosa risparmia nel tempo. Io sinceramente non ho mai avuto vizi. Mi metto anche la scarpa di 5 euro, i panni di 5 euro e a me non interessa proprio, proprio perché io penso che io a spendere 200, 300, 400, 1000 euro per una borsa, a parte che non ne ho proprio la possibilità in questo periodo, però se anche avessi la possibilità, sono stata insegnata dai miei genitori che prima si fa quello che si deve fare e poi si vede, come ad esempio io. Sto lavorando a questo progetto e ovviamente ci deve essere anche una possibilità economica per fare questo progetto, altrimenti i progetti non si fanno e non si crea niente. Quindi fortunatamente io ho sempre risparmiato, non sono una persona che spende in cose futili, assolutamente no, e quindi speriamo bene. Quindi anche per questo mi ritengo molto soddisfatta di me stessa. Perché io sono fatta così. Prima ero diversa. Infatti prima ero la spendaccione della famiglia. Adesso anche, però cerco sempre quei soldi di investirli sempre in qualsiasi cosa. Quindi di solito mi va bene e speriamo bene. Quindi perciò sinceramente in questo momento no. Quindi più in là non lo so. Ma sinceramente non è la mia priorità, come un po' il tatuaggio, non è la mia priorità in questo momento. Preferisco conservare i soldini per altro. Perciò spesso pure quando mi vengono fatti i conti in tasca, dico però guarda, si vede solo quello. Quando tipo faccio gli unboxing e provo i prodotti, però non si vede che Madò non vai mai da nessuna parte. Perché non vado mai da nessuna parte? Perché raga, per andare da qualche parte, che vai senza euro, però mamma mia, quest'anno non sono andata proprio in vacanza. Non sono andata in vacanza perché a spendere soldi per quella vacanza l'ho spesi per altro. Raga. Poi anche, Madonna, ma tu non ti fai mai mangiare una pizza al fine settimana? Io non sono una persona che, tipo, ci sono molte persone della mia che ogni volta che escono, ogni fine settimana che escono, se ne devono andare al bar e rompono soldi a morire per dei cicchetti, per dei drink. Sinceramente non è una mia necessità, poi non bevo manco. E quindi non lo faccio. Cerco sempre di, nel mio piccolo, di risparmiare. E ragazzi, se uno fa il conto, veramente, se ogni fine settimana uno pure si va a mangiare una pizza, oppure più di una volta a settimana, cioè ragazzi, a fine mese sono soldi. Quindi bisogna guardare anche il contorno prima di giudicare una persona. Comunque questo video è venuto lunghissimo. Quindi niente, anche questo video volge al termine, sicuramente sarà appunto 45 minuti sicuro, però scusatemi ma alcune cose dovevo chiarirle, poi anche per parlare di qualcosa di diverso. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!